Partirà il 16 settembre la prima categoria con la novità dell'Aquila Calcio inserita nel girone A. La nuova realtà del capoluogo di regione, chiamata Città dell'Aquila e presieduta dall'avvocato Marco De Paulis, ha dovuto accettare la partecipazione nel massimo campionato provinciale anziché in eccellenza o in promozione. A margine della presentazione dei calendari alla multisala Igioland di Corfinio, il presidente della FIGC Abruzzo, Daniele Ortolano, si è espresso sulla tormentata vicenda. Doveva per forza andare così? La nuova società dell'Aquila è stata messa qui dalla Presidenza federale, come recitano gli statuti e le NOIF della nostra FIGC. Questo non lo dico perché devo difendere la mia posizione e quella del mio comitato, lo dico per il rispetto delle regole che io ho sempre preteso nell'ambito dell'esplicazione del mio mandato, nei confronti anche delle società. Quindi adesso con serenità affronteremo questa bella avventura di tutte le nuove società e anche della città dell'Aquila, alla quale noi auguriamo che al più presto possa risalire nel calcio che, come dicono loro, è quello che conta. Presidente, però le società che puntano in alto nel girone A della prima categoria adesso si sentono penalizzate per la presenza dell'Aquila e sollevano anche il problema dell'ordine pubblico. Cosa si sente di dire? Per quanto riguarda le società che puntano in alto, che questo è un discorso che riguarda un po' tutto il calcio e riguarda anche la capacità di investimento delle nostre società. Sarà il campo a definire i risultati e a definire le classifiche. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, il discorso lo abbiamo anche affrontato l'anno scorso o due anni fa, l'anno scorso con il Lanciano. Cercheremo con tutte le società la possibilità di un'organizzazione più completa possibile. Ci collegheremo direttamente con i responsabili dell'ordine pubblico per cercare che le nostre partite e quelle che disputerà la SD dell'Aquila nei nostri campi siano soprattutto sostenute dall'escludere possibilità di violenza o di altro genere. Di questo sono convinto, perché la tifoseria dell'Aquila è una tifoseria corretta,